Sergio, pochi minuti fa mi hai chiamato suggerendomi di venire qui alla Marina perché c'è questo Open Day Mare Nostro. Sì, c'è una bellissima iniziativa, secondo me vale la pena dare un'occhiata e fare una visita, perché no? Buonasera, prego, volete entrare al nostro evento Mare Nostro, giro in barca gratuito, rinfresco gratuito? Perbacco, alla parola gratuito il genovese non sa resistere. Ah beh, grazie. Va bene, dai Sergio. Un po' curiosare, vediamo che cosa fanno questi ragazzi. Va bene, mi stava quasi sfuggendo questo evento. Beh, sarebbe stato un peccato. Si svolge solamente oggi, ma siccome lo fanno una volta all'anno, questa era l'occasione per capire il prossimo anno e tenersi l'agenda impegnata per la giornata giusta. Andiamo a vedere se c'è magari il presidente o la presidente dell'associazione, così ci racconta lei in persona che cosa fanno qua. Mi ricordo che tempo fa, un po' di anni fa, siamo venuti con Mario Carboni a fare un servizietto qui. È vero. Poi lo ripropongo perché... Sì, vale la pena. Poi la marina vista da un punto di vista differente, la nostra marina di Sestri Ponente, insomma, merita in ogni modo. Oltretutto, sono felice nel far notare che il meteo di questo weekend, nonostante io fossi in trasferta, è andato a buon fine, quindi oggi la bella giornata di sole che avevo pronosticato si è palesata sia ieri che oggi, quindi quale migliore occasione per fare un giro in barca e vedere. Ma senti un po', ma questa storia dell'aggiornamento, perché un professionista si deve sempre aggiornare oggigiorno. Certo, ci sono. E questa storia della tramontana? La tramontana è il crucio dei genovesi, è l'aria fredda che ci rovina i pomeriggi, quindi dobbiamo assolutamente conoscerla e in qualche modo saperla gestire. Eccoci qua. Bene, andiamo subito a cercare il presidente o la presidente. Eccoci qui. Possiamo disturbare la presidente? Piacere. Allora, raccontaci qualcosa di questa associazione, cosa fate, chi siete e soprattutto oggi, che cosa avete organizzato? Allora, oggi è una festa che si chiama Mare Nostro, è in coda, è diciamo alla Garden, Golden Garden. Facciamo due passi, intanto vediamo la terrazza, vieni. Mettiamo a disposizione dei quattro natanti, perché abbiamo quattro scaletti, i natanti sono dei nostri soci, gentilmente ce li mettono a disposizione e portiamo i nostri visitatori a fare un giro. Contestualmente facciamo un piccolo buffet, fatto di cosa? Di cose già comprate, frate, focaccia, pizza, dolci, e inoltre quest'anno ci siamo avventurate nelle frittelle fatte banalissimo, acqua e sale e farina, e le abbiamo proposte a tutti i nostri visitatori con la Nutella, con lo zucchero. Ma allora c'è da mangiare, mi sembra di aver capito. Sì, c'è tanto da mangiare, anzi se volete ci sono ancora le frittelle, la focaccia, la pizza, tutto quello che vi gradite. Sono commosso e farò ovviamente onore alla cucina. Dovete non c'è farci dubbio. Onore, perché noi, il nostro compito istituzionale è condividere con i visitatori la vita sociale di questa associazione. Ma cosa fate in questa associazione di preciso? L'associazione è associazione dilettanti pescatori, ci sono i pescatori anziani che sanno pescare, che sono eccellenti pescatori, che conoscono la qualunque sulla pesca. Ecco, ti interrompo, il nome preciso dell'associazione è? Associazione dilettantistica pescatori sportivi sestresi, è un nome molto lungo, complesso, però si è lungo, ma sestresi prendete nota, però fai conto che questa associazione è nata dal 52, è una delle associazioni più anziane, più datate, dal 53 che sono iscritte al CONI, hanno preso anche un premio fedeltà e abbiamo, anzi se poi dentro vedete ci sono molti. Siete sempre stati qui alla Marina no, di Sestri Ponente? Io sono presidente dal 2024 e socio dal 2018, quindi, però ha sentito dire erano barche posizionate poi è stato costruito, e poi nel piano di lottizzazione, di ripristino, ristrutturazione dell'area, hanno, diciamo, l'associazione si è comprata, perché gli associati sono proprietari della sopraelevazione,
Demanio è proprietario del suolo, c'è una concessione che durerà sino al 2092 e gentilmente concessa a fronte di un canone abbastanza tranquillo, e quindi noi abbiamo questa possibilità di usufruire di questo posto che spero che vi piaccia. Assolutamente, la location è unica, vedete anche delle immagini del nostro magnifico regista Bruno, la vista che c'è sulla marina di Sestri, merita. Dovete venire al tramonto, perché il tramonto è un posto che vi leva. Abbiamo anche il cigno, non so se lo sapete, la storia del cigno. C'è un cigno che aveva, erano una coppia, poi la cigna si è ammalata, aveva ingoiato purtroppo del polistirolo e l'hanno operata, l'hanno portata a Serraricò, adesso la cigna è a Serraricò con tanti fidanzati e invece il cigno fa la spola, va un po' dalla cigna e viene un po' qui da noi. Beh, insomma, diciamo che non tutte le malattie vengono per nuocere, la cigna ora si sta divertendo. Certo che sì. Andiamo a vedere, poi, qua vediamo tutte queste barche. Ci sono 76 posti barche, sì? Quasi tutti, diciamo che tutti vanno in mare. Facciamo 4 gare annuali, gare raduni e con i nostri soci, quindi diamo dei premi. Ma oggi c'è l'occasione quindi anche oggi di fare dei giri in barca? Esatto, sì, perché i nostri visitatori possono usufruire di un giro offerto dai nostri natanti. Dove sono lì? Sono in quegli scaletti, sono... c'è Giorgio Cavicchioli, c'è Davide e il signore che sta aspettando il carico si chiama Roberto e poi c'è, penso, fuori ancora Massimo. Ottimo, allora guarda, facciamo una cosa. Io e Bruno andiamo a fare un giro in barca, sì, per vedere la marina, sì, da un punto di vista, certo, ancora differente, molto volentieri. Però poi dopo veniamo a onorare il, certo, rinfresco, perché merita sicuramente. Onoriamo le fugassette con la cioccolata, però il giro in barca lo facciamo a stomaco vuoto, non si sa mai. Bene, a dopo allora e complimenti. Complimenti, grazie a voi della visita, siete stati veramente gentili a venire. Grazie a voi, grazie a voi. Vi aspettiamo a mangiare. Ottimo, non mancheremo.